tutta la nostra grinta, tutto il nostro amore verso questo sport, il nostro palazzetto e soprattutto verso il nostro pubblico, che finalmente è ritornato il pubblico che mi ricordavo l'anno scorso. È brutto dire l'anno scorso, ma è ritornato il pubblico che mi ricordavo l'anno scorso e questo ci serve tantissimo. Soprattutto a me mi carica veramente tanto, perché mi piacciono i palazzetti caldi, le partite calde, perché queste sono le partite che noi dobbiamo giocare e abbiamo la forza di giocare, le partite che contano. Si sa che più o meno è il nostro punto debole, tra virgolette, anche se oggi non voglio nemmeno parlare di punto deboli. Siamo stati una grande squadra, l'abbiamo fatto notare soprattutto quando stavamo andando male e poi ci siamo ripresi, sbagliando delle cose semplici. Quindi torniamo domani in palestra a lavorare sulle cose semplici, che sono quelle che ci fanno fare la differenza, sono quelle che non ci fanno perdere un 7-16, non mi ricordo quanto è stato il secondo, e sono quelle che ci fanno fare lo step in più sulle palle importanti. Sì, perché è difficile giocare i play-out, è difficile giocare con questa formula. Però l'importante è vincere, 3-2, 4-0, 6-1, non interessa, l'importante è vincere, noi sappiamo farlo e dobbiamo farlo. I loro punti di forza sono sicuramente i due stranieri e l'attacco, poi un palleggiatore d'esperienza come Gerosa, che ormai sono tanti anni, che ha un'intesa con Monguzzi impressionante. Noi dobbiamo essere bravi a buttare le nostre forze sul loro punto debole, che è la ricezione, in modo da non far distribuire palloni a Gerosa, perché con la palla in mano è veramente, veramente un ottimo giocatore, lo stimo molto. Quanto pesava la palla questa sera? Madonna, veramente pensava, non so, sinceramente non ti so dire quanto, però l'abbiamo anche scaraventata dall'altro campo con la doppia forza di quello che arrivava, è quello che dobbiamo fare fondamentalmente. Ho visto qualche scambio? Quello che ci serve, perché anche quello che fa smuovere gli animi, fa smuovere qualsiasi cosa, e oggi ho visto veramente una bella reazione dei miei compagni, molto più cattivi, molto più determinati, con la voglia di vincere, cosa che avevamo perso un po', quindi è andata benissimo e così, sono contentissimo. Si è recuperato perché si doveva recuperare, cioè il play a qua nessuno vuole retrocedere, tutti sappiamo che bella realtà è Brescia, quale trattamento ci hanno riservato, quindi noi vogliamo, magari, non si sa se l'anno prossimo andremo via, ma chi andrà via, chi rimarrà, deve lasciare il ricordo della Serie A, assolutamente non quello della Serie B. Noi riparte a vincere, e abbiamo una partita molto sofferta, secondo me abbiamo giocato bene, siamo stati degli asini nel secondo e quarto set, perché non possiamo partire con un parziale 6-0 per loro e nel quarto dargli un parziale 7-1 per loro. E ci siamo innervositi in quei frangenti, dove secondo me soprattutto in queste partite delicate e con attenzione alle stelle bisogna cercare di essere più calmi e possibili, aiutarsi il più possibile e non demoralizzarsi. Secondo me soprattutto nel secondo e quarto set si è visto questo. Però bene, anche nel gioco mi è piaciuto molto. Bene nel quinto, perché si stava verificando la stessa situazione, però i ragazzi sono stati bravi, sono usciti bene, hanno allungato bene. La fortuna un pochino ci ha aiutato, dopo un anno che ci volta le spalle, anche se in un punto ci ha aiutato, no, non succede nulla, dai. I set vinti, l'arma vincente è stata anche la battuta. Battuta? Sì, abbiamo battuto bene. Ma secondo me abbiamo fatto abbastanza bene anche gli altri fondamentali, mi è piaciuta molto la ricezione. E a muro abbiamo fatto bene, potevamo fare qualcosa di più, è un muro un po' più invadente, però abbiamo toccato tanto, comunque con due attaccanti forti come Caio e Richard. E abbiamo toccato qualche pallone anche in difesa, un pochino troppo tardi, però l'abbiamo presi. Però secondo me battuta e ricezione bene, sono piaciuti molto. Sì, verissimo, però se devo dirti il mio parere, io pensavo oggi di vincere 3-0, perché settimana i ragazzi hanno fatto molto bene, li ho visti proprio carichi e da un punto di vista della qualità dell'allenamento eccezionale. Però abbiamo vinto e ci aspetterà una serie combattuta, ma confido che di finirla fra due domeniche. Purtroppo dobbiamo dare la conferma entro mercoledì, e mandando una mail a info@atlantidepallavolobrescia.it o telefonando al 338-808-3177 per prenotare i propri posti, dove il biglietto, quindi trasferta e biglietto totale sono €20.